Bentornati su meteogiuliacci.it. Tra venerdì e domenica avremo un'Italia letteralmente spaccata in due dal punto di vista termico. Un vero e proprio anticipo d'inverno al nord per l'irruzione di un nucleo di aria fredda di origine artica che provocherà un brusco calo delle temperature su valori quasi invernali. Un ritorno d'estate invece al sud per la risalita di aria calda dal Nord Africa che al contrario farà aumentare le temperature su valori addirittura estivi. L'immagine del satellite riferito a venerdì ci mostra appunto questo nucleo di aria artica proveniente dalla Groenlandia che ha già invaso il Nord Italia facendolo piombare nel freddo invernale nonostante un miglioramento del tempo. Come vediamo dalla previsione, al nord avremo ancora qualche nevicata sulle Alpi al di sopra dei 1.000-3.400 metri. Avremo ancora un po' di nuvole, ma le piogge tenderanno ad esaurirsi. Rovesci sparsi invece sulle regioni centrali e temporali su Campania, interno della Basilicata e Sicilia occidentale. Le temperature subiranno un ulteriore calo al nord, dove il freddo si farà sentire soprattutto di notte, quando le minime resteranno quasi ovunque al di sotto dei 10 gradi, ma anche nelle ore più calde del giorno resteremo tra i 14 e i 18 gradi, tra 18 e 23 al centro. Temperature invece in ulteriore aumento al sud, con massime comprese tra 22 e 26 gradi, punte di 27 in Calabria e addirittura 30 gradi in Sicilia. Quindi un divario termico tra nord e sud anche di 15 gradi. E con questo concluso, ma per tutti gli aggiornamenti vi invito a seguirci sempre sul nostro sito meteogiuliacci.it.